La luce è l'essenza stessa di Parigi. La luce dell'avanguardia. La luce dell'audacia. Parigi. Riusciresti a immaginarla senza? Se avessimo seguito le regole, se ci fossimo piegati a chi voleva distruggere questa strana impalcatura, questa luce potrà mai essere spenta? Certamente no. DS7 Crossback. Dall'audacia nasce l'eccellenza. Caffè. Grazie. 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 Quanto zucchero? Uno. Uno anche per me. Ma che avete da ridere voi due? Abbiamo deciso che il bambino si chiamerà Giovanni. Come te. Sì, hai sentito bene. Istituto Acustico Maico, 800 03 0407. Questa puntata è conclusiva dell'intera stagione 2018-2019 di Parliamone. Un saluto da Paolo Sinibaldi. Beh, alle mie spalle c'è tanto sport, voi avete capito che questo è uno dei punti nevralgici dello sport di Pescara. Siamo da Mimma Top Trainer, qui si respira tanta kickboxing, tanto fitness, tanto benessere. Faremo un mix delle varie puntate di Parliamone di quest'anno. Ci siamo occupati molto di podismo e allora andiamo a ritroso, ricominciamo la nostra stagione e andiamo alla corsa di San Martino, corsa internazionale di podismo che si disputa a Controguerra in provincia di Teramo.
Beh, naturalmente cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicino in questa stagione e quindi tutti quelli che organizzatori di eventi e federazioni ci hanno dato fiducia per la TV Lab e anche tutti i nostri partner che ci seguono anno dopo anno. Senza di loro non potremmo dare voce alle tante realtà mediatiche piccole che non hanno spazio nei mass media, quelli grandi, quelli potenti. Noi siamo artigiani. Andiamo avanti con gli sport equestri. Anche gli sport equestri ci hanno dato fiducia, abbiamo fatto diverse manifestazioni. Vi proponiamo una su tutte emblematiche, ma seguite gli sport equestri, la FISE Abruzzo con l'Endurance a Vittorito, provincia di L'Aquila. See you hiding, they'll think you're dead. They'll pick you down to the bone. If you don't stop hiding, you won't come home. E che dire del calcio a 5, un altro dei nostri cavalli di battaglia. Siamo spesso seguiti da Franco Pavone, che è un grande ideatore anche di magazine di calcio a 5. Noi ovviamente abbiamo accettato il suo invito, abbiamo accettato anche l'invito di riprendere eventi che hanno dato lustro al nostro movimento regionale, come la Coppa Abruzzo, che poi ha dato il là anche a successi più importanti. La Coppa Abruzzo. Giorni intensi di calcio a 5 che alla fine hanno decretato i vincitori della Coppa Abruzzo, la fase regionale della Coppa Italia. Le partite si sono disputate nei palazzetti Giovanni Paolo II e Rigopiano, con le gare decisive disputate in quest'ultimo, gremito di pubblico. Il match clou è stato quello dell'assegnazione del trofeo per la Serie C1 maschile. Titolo e festeggiamenti sono stati appannaggio dell'Atletico San Buceto, onore però anche alla Free Time L'Aquila. 6-3 il risultato definitivo, dopo un primo parziale equilibrato 4-3 e una ripresa a ritmi meno frenetici e con gli aquilani che hanno tentato una vana rimonta giocando con il portiere di movimento. Aquilani in rete con Caggiano a 5 minuti e 30, pari del San Buceto con Di Martino a 6 minuti e 20. Ancora l'Aquila avanti con Caggiano per l'1-2 a 6:50. Il 2-2 del San Buceto dopo 14 minuti e 20 con Dorazio. 2-3 a 16:03 con Giannandrea. Sprint del San Buceto in chiusura. Di Martino a 18:35 e il Grande a 26:20 per il 4-3. Nella ripresa meno gol e tanto combattimento ma corretto. Le segnature del San Buceto sono state siglate da Ferraioli, 5-3 a 17 minuti e 32 secondi e a pochi secondi dal termine da Della Matrice per fissare il 6-3 e poter finalmente lasciarsi andare alla gioia. La Coppa Abruzzo di Serie C femminile è andata invece al Francavilla, che ha sconfitto senza se e senza ma il Città di Chieti, 6-2. Molto combattuta la finalissima della C2 maschile con tanto di extra time, Futsal Lanciano vincente 5-4 sul Tolo 2008. In sintesi è stato un bel successo per l'intero movimento, l'organizzazione della Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo e la regia della delegazione regionale del calcio a 5.
la città di Pescara ha ospitato quest'anno i campionati italiani di pattinaggio corsa. Il pattinaggio corsa è davvero una disciplina molto spettacolare, molto veloce, davvero entusiasmante, difficile probabilmente da praticare, soprattutto per chi la guarda dall'esterno, ma chi è all'interno non ne può più fare a meno. Pattinaggio corsa al pattinodromo di Pescara. After all I've done, after all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I've said, running through your head, do you love me now? Do you love me now? And if I told you everything, I bet you cry. Voi sapete quanto siamo innamorati dell'atletica, di tutte le discipline dell'atletica, quindi in pieno inverno, in una giornata freddissima, non poteva mancare la corsa campestre, la vera palestra per i runner. Corsa campestre, campionati regionali individuali. La gara, con l'organizzazione di Micromacro, si è svolta sui sentieri di Miglianico. Sul bellissimo circuito disegnato dalla SD Micromacro tra le colline di Miglianico e Ripa Teatina sono stati assegnati i titoli individuali di corsa campestre, circuito affascinante ma anche impegnativo come deve essere un cross country, oltre al freddo davvero pungente che ha messo a dura prova chi ha scelto di cimentarsi in questo evento tra i più importanti del calendario abruzzese dell'atletica. Hanno gareggiato in tutte le categorie, dalle allieve e allievi a salire in su fino alla categoria dei senior. Tra i titoli assegnati, quello più appassionante, anche perché ottenuto nella prova più affollata, è stato quello di promesse e senior uomini, 10 km distribuiti in 5 giri. Ha vinto il favorito della vigilia, nonostante una caduta, l'italiano di origini etiopi Benjamin Senibeta Adugna. Ha chiuso appena al di sotto dei 39 minuti, crono indicativo che fa ben comprendere la difficoltà estrema del percorso, e ha superato due atleti che hanno inscenato un emozionante duello. Secondo, Tommaso Giovannangelo, terzo, Alessio Bisogno. Tra le promesse si sono invece piazzati nell'ordine scarlato Verzella e Mancini. La gara più lunga delle donne è stata quella di 8 km senior e promesse, dove assoluta dominatrice è stata la triatleta Sharon Spimi, prima dall'inizio alla fine davanti a Zulli e Di Prinzio. Spimi ha vinto anche la categoria promesse davanti a Manias. La categoria juniores ha corso sugli 8 km negli uomini e sui 6 km tra le donne. Nel primo caso l'ordine d'arrivo ha dato ragione a Matteo Rossi, solitario su Edoardo Pretara. Nell'altro, Giulia D'Ambrosio è stata molto convincente e ha sconfitto Zoe Pretara e Giorgia Monti. I più giovani hanno invece corso 4 e 5 km, rispettivamente allieve e allievi. In campo femminile, titolo alla ragazza
di origini marocchine Hajar Arafi su Trivellone e Lufrano. In campo maschile Francesco D'Angelo su Lapaiti e l'Arcinese. È stato disputato anche il cosiddetto cross corto di 3 km. I successi sono stati favorevoli in questo caso a Mirko Fantozzi e Serena Marcucci tra le donne. Tra le tante puntate che ogni anno però in un certo periodo dell'anno vogliamo dedicare alle donne e allo sport, una puntata che abbiamo registrato proprio qui da Mimma Top Trainer con Mimma Mandolini, ma anche con altre donne che a vario titolo hanno a che fare con lo sport. È stata una puntata memorabile. Adesso il nostro Luca Romano, la TV Lab, farà il miracolo e estrapolerà il succo. Mangio, no, scherzo. Faccio funzionale nella palestra di Chiara, che è una grande amica, e poi fitness in volo, e poi ho mia figlia che mi tiene ben allenata. Allora, diciamo che pratico abitualmente attività sportiva in palestra. Principalmente pratico walking e super jump, che consente praticamente di mantenere appunto una certa elasticità, e poi stretching sicuramente durante la settimana, e se posso, ecco, venire su questa splendida riviera pescarese durante il weekend e fare delle belle lunghe camminate respirando, diciamo, l'aria di mare. Sì, vabbè, io sono anni, ho fatto anni di danza classica, moderna, di tutti i tipi, diciamo, di tutti i generi, danze caraibiche e tutto. E in più adesso vado in palestra fondamentalmente, in sala pesi, mi faccio qualche corso tipo Pilates, yoga, queste cose qui, insomma, niente di impressionante. Ci provo a mantenermi in forma, diciamo, da nuotatrice appassionata appunto di nuoto. Mi dedico a questa disciplina, anche se poi sono un'appassionata di sport in generale. Tant'è vero che anche con lei abbiamo avuto modo di praticare uno sport in coppia, che è quello dell'agility. Un altro nostro marchio di fabbrica è costituito dal tennis. Certo, molti di voi penseranno al tennis di livello internazionale, a quello che vediamo nelle grandi televisioni, Super Tennis, ma non dimentichiamo, e non abbiamo voluto dimenticare, anche la base, anche il movimento amatoriale, il movimento di quelli che amano il tennis ma che per svariati motivi non hanno raggiunto i livelli di eccellenza, ma sono dei buonissimi tennisti, attenzione. In particolare ci siamo concentrati sul circuito amatoriale TPRA. Una delle manifestazioni podistiche più importanti della nostra regione, dell'Abruzzo, del centro Italia, oserei dire, è una mezza maratona, è la Maratonina del Mare, Pescara Half Marathon, organizzazione Runners Pescara. Beh, qui c'è l'imbarazzo della scelta, sono tantissimi podisti che ogni anno vi partecipano. Quest'anno, naturalmente, ma non possiamo far niente, non possono far nulla contro il maltempo, contro Giove Pluvio, beh, è toccata anche la pioggia. Grazie.
Nel nostro mix di questa puntata conclusiva, stagione 2018-2019 di Parliamone, abbiamo inserito, ma proprio nel finale come ciliegina sulla torta, anche il triathlon città di Pineto, organizzazione Teramo Triathlon, patron Felice Scarnecchia. Anche in questo caso le condizioni meteo, voi sapete che è stata una primavera incredibilmente piovosa, incredibilmente fredda, quindi anche il triathlon in qualche modo ne ha risentito, ma la temerarietà di Felice Scarnecchia e dei suoi collaboratori hanno portato comunque in essere il triathlon di Pineto, che si è trasformato in duathlon, perché la frazione di nuoto, con le condizioni meteo terribili che c'erano in quella giornata, avrebbe potuto essere pericolosa. Quindi triathlon, duathlon, città di Pineto. Allora abbiamo proprio concluso, non mi resta che salutarvi, un saluto da me, da Paolo Sinibaldi, dai nostri collaboratori, in particolare Luca Romano, la TV Lab, che come sempre cura tutta la parte tecnica, ma anche tutti gli altri che ci hanno dato una mano a livello di la TV Lab, Fernando Enrichi, Francesca Priore, Damaso dell'Elce, insomma grazie ancora ai nostri partner che ci seguono sempre, Mimma, top trainer che ci ha ospitato in questa puntata, ma anche un'idea che vi svegliamo a metà, perché noi per la prossima stagione di Parliamone vogliamo cambiare radicalmente, e quindi seguite la TV Lab sia in televisione, nelle televisioni che ci hanno dato spazio, quindi grazie anche a loro, seguiteci anche sui social, su YouTube, perché comunque ne vedrete delle belle. Adesso noi togliamo la camicia con la manica lunga, indossiamo i pantaloncini corti e ci trasferiamo al mare, perché comincia dalla settimana prossima il magazine estivo edizione numero 11 Acapulco on the beach.